stanno in questa situazione, però loro stanno da più tempo, quindi vorrebbero almeno da voi una parola di conforto. Una parola, un lavoro. Però, eccellenza, noi vi ringraziamo del tempo che ci state dando. Questi sono i ragazzi delle cooperative sociali. Molti di loro hanno vissuto, diciamo, fatto anche di qualche errore. Come non a caso le cooperative sociali servivano a questo. Quindi sono ragazzi che hanno avuto dei colleghi che hanno avuto dei problemi, sono altri sono padri di famiglie che hanno messo a lì. E nel bene e nel male questo lavoro aveva dato l'opportunità e ha dato l'opportunità di dargli una dignità, di allontanarli, diciamo, da percorsi che portavano altrove. È avvenuta un'inchiesta giudiziaria, ma loro poverini, più di fatica, non c'entrano nulla e nulla ci interessa. Ora, da 3 mesi, stiamo attendendo che si trovasse una soluzione, perché i parchi stanno là, sono chiusi, la città è fatiscente, le scuole hanno l'erba alta, che era il lavoro che facevano i ragazzi, tra l'altro non con grandi stipendi, perché loro applicano il contratto delle cooperative sociali, una bella 7 euro all'ora, quando va bene, erano partiti, però per chi si adegua. Il problema qual è? Che abbiamo, prima ci sono state le elezioni, poi ci sono, il tempo è passato, oggi non ce la fanno più. Le cooperative e l'amministrazione, c'è una legge dello Stato che si chiama clausola sociale, che dice che chi prende quel lavoro prende anche questi lavori. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione di adottare questa clausola sociale. L'amministrazione ha detto che l'ha adottata, l'unico problema è che hanno fatto una gara d'appalto per 3 mesi con dei costi talmente contenuti per cui nessun imprenditore è intervenuto. Poi hanno detto che vogliono fare un appalto di un paio d'anni. Un problema che è meglio dire che pure io, ma la donna. È vero che lei non è delle nostre parti, però su eccellenza conoscendole non ce la facciamo più. Noi avevamo chiesto e chiediamo anche il vostro autorevole intervento di convincere magari tutti i consiglieri che no, facessero consigli, facessero capire ognuno che vuole fare. Anche il sindaco di Moccia del Colle, però l'assessore Natella, che l'assessore avrà, di chiedere attualmente c'è una cooperativa, diciamo, c'è un'azienda partecipata del comune di Salerno, che si chiama Salerno Solidale, che già attualmente sta gestendo il parco Pinocchio. Noi abbiamo detto, affidategli per questo periodo che dovete fare l'appalto, gli affidate anche gli altri parchi, i ragazzi vanno a lavorare con un contratto a tempo determinato, non è che non vogliamo far fallire, cioè qua è 2 mesi, 3 mesi ci servono per fare l'appalto. La legge dà la possibilità di fare affidamento diretto, perché Salerno Solidale è proprietà diretta del comune, quindi si può fare direttamente. Beh, 2 mesi, 3 mesi, basta che i guagliuni mettono un piatto a tavola. Salerno Pulita fa lei la manutenzione del verde, loro facevano pure quello, 2 mesi, però in questo momento i ragazzi si sentono traditi, avviliti. Espressione non è una buona consigliera, che prima hanno detto non vi preoccupate, abbiamo fatto l'appalto, poi l'appalto è andato defetto, poi l'appalto era i 5 lotti, poi i 8 lotti, poi i 3 lotti. Io che sono uno che per mestiere il carte è abituato a leggere, vi confesso il mio peccato, io in coppa all'albergatore con un comune non ci trovate, sarò stato sfortunato, non mi permetto di dire che ci hanno pigliata confesso, però i guaglioni stanno. Stamattina ci rivolgiamo da figli verso lei che rappresenta il nostro padre. Chiediamo non solo una parola, ma anche un autorevole intervento. Ripeto, sono qualcuno che non vanno sbagliare. Siamo sulla via del recupero, in questa maniera ci fanno sbagliare di lui, perché
abbiamo affitti di casa, anzi alcuni hanno avuto anche la sfitta se ne è. I bolletti di luce non pagavano. Eravamo tutti pari per 500 euro, 500 e 700, questi è il mio. Non possiamo fare più, 600 euro, due figli, un affitto. Già facciamo la fame, dobbiamo ringraziare chi ha ancora i nostri genitori. Chi ha ancora i genitori. Madre, sono più di 20 anni che lavoriamo con il comune di Salerno. E poi, siamo stati impiegati in tutte le emergenze, siamo stati sempre a loro disposizione, con pochi soldi. L'abbiamo fatto nella pandemia. Siamo stati nel 2020, in piena pandemia Covid, a marzo. Tutti i giorni scendevamo. Abbiamo fatto l'alluvione del 2006 quando sarebbe a Parco Ambostrino, siamo stati impiegati dietro ai cavi della nettezza urbana quando ci stava l'emergenza di rifiuti. Abbiamo lavorato sempre con il comune. Siamo parte lei, loro non c'entrano niente. A 7 euro, a 65 euro. Loro dicono che amano Salerno, questo è Salerno da 3 mesi, una strada piccola. Cioè, siamo dal 12 ottobre senza lavoro, senza stipendi, abbiamo fatto tutte le festività. Pensano alle luci d'artista, hanno pensato del Covid. Le 100 soldi, le strette, le fotografie, 3 persone, 3 sono nate, non dovevano fare.